Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Paolo e questo è il Filo d'Arianna. I primi padri fondatori del cristianesimo presero in prestito dal linguaggio agrario alcuni termini da utilizzare non solo come appellativi per il fondatore di questo nuovo movimento, ma anche come simboli per nascondere ai suoi oppressori e svelare ai suoi seguaci alcuni insegnamenti profondi. Oggi con la dottoressa Vercelli ne vedremo alcuni, tra cui l'agnello, il buon pastore e l'aratro. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto per non perdervi le prossime puntate e di mettere un like al termine di questo video. Ed ora, buona visione! Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova puntata della nostra rubrica Il Filo d'Arianna. Io sono Francesca e quest'oggi insieme a voi affronteremo l'analisi di alcuni simboli del mondo agreste che fanno la loro comparsa in seno al cristianesimo dei primi secoli. L'accostamento tra mondo agreste e simbologia del cristianesimo nascente è palesato molto bene già in un'opera che è quella appunto di Clemente Alessandrino, il quale appunto afferma che all'interno appunto della sua opera Il Pedagogo il Cristo può essere visto come l'agricoltore, e in effetti sono numerosi i reperti di questi secoli che rappresentano delle immagini che rimandano proprio al mondo che è quello del mondo agrario, quali per esempio il buon pastore, l'agnello o ancora l'aratro. Ho iniziato citandovi il buon pastore perché fosse l'immagine più celebre che noi abbiamo di quest'epoca. Una tra tutte la rappresentazione che di questo simbolo abbiamo all'interno delle catacombe di Santa Priscilla nel III secolo d.C. In esse vediamo appunto un giovane pastore che reca sulle sue spalle una pecora. Ora il pastore è stato assimilato al Cristo stesso e ora vedremo anche il perché. E la pecora all'anima appunto di quell'individuo che è stato per l'appunto tratto in salvo. Da dove deriva tutto questo? Beh, innanzitutto abbiamo un passaggio delle scritture quando Gesù stesso si trova a disputare con i farisei in seguito alla guarigione del cieco nato. In questa occasione egli stesso si chiama come il buon pastore e spiega che ha il compito di riunire tutte le pecore del Signore e di guidarle in salvo fuori dall'ovile. È molto interessante il fatto che gli dica che le vuole portare fuori da un ovile verso la libertà, non da un ovile a un altro ovile. Quindi lui si fa portatore di un ideale che è appunto quello della libertà, in senso appunto potremmo dire trascendentale per l'appunto. E il Cristo stesso denota tra l'altro in questo simbolo tutta o anche proprio una prassi, se vogliamo, perché se noi pensiamo a questo simbolo in chiave formale, il pastore da sempre è colui che ha la funzione di vigilare sulle proprie greggi in qualche modo, avendole a cuore e vigilando su di esse di giorno e di notte. Quindi il buon vero pastore non è solo colui che veglia durante il giorno, ma anche durante la notte ha la capacità di proteggere le sue pecore, in questo caso, dagli animali, dalle intemperie, dai ladri, cioè da tutti quegli ostacoli che possono in qualche modo attentare alla vita appunto delle greggi. E quindi tutto questo verrà poi spiegato ancora meglio durante l'epoca medievale, quando alcuni mistici metteranno in luce questo aspetto legato appunto alla capacità di vegliare quando diciamo tutti dormono, che non è solo un sonno fisico, ma se vogliamo anche proprio un sonno di altra natura, e quindi parleranno di questa pratica della veglia perenne. Ora però il simbolo del buon pastore immediatamente ci richiama alla mente un altro simbolo utilizzato dai cristiani delle prime epoche all'interno delle incisioni dei sarcofagi, degli affreschi, delle statue e così via, che è quello per l'appunto dell'agnello. L'agnello non è un simbolo nuovo, perché in realtà aveva già fatto la sua comparsa in seno per esempio a tutta quella che è la tradizione ebraica, perché era già uno degli elementi essenziali della Pasqua ebraica. È stato il sangue dell'agnello che ha salvato i primogeniti appunto del popolo ebraico durante quella famosa notte ricordata dalle scritture, in occasione della quale l'angelo appunto inviato dal Signore in qualche modo non toccò
le case di tutti quegli ebrei le cui porte erano appunto state segnate dal sangue di questo animale. Quindi in qualche modo è portatore di salvezza, come vediamo, già nella mentalità della tradizione ebraica. Il Cristo diventa il fulcro, come sappiamo, della tradizione cristiana e incarna e prende su di sé, diciamo, rivisita questo simbolo che è quello dell'agnello, facendolo portatore, in questo caso, della salvezza per l'intera umanità, perché l'agnello tutti lo assimiliamo a quest'idea legata al sacrificio. In effetti l'etimologia anche della parola agnello rimanda immediatamente a un essere che in qualche modo è puro, è inviolato, non è corrotto dal vizio, è anche mansueto. Mansueto con un'accezione proprio di accettazione del compito che gli viene comandato, quindi che è capace di obbedire senza opporre resistenza. E infatti i bestiari poi medievali contrapporranno la figura dell'agnello, il simbolo dell'agnello, quello del cinghiale, che invece incarna tutto l'esatto opposto. Il cinghiale è portatore di un'ira che può diventare distruttiva, mortale, assassina, se non è ben dominata. Infatti Ercole dovrà proprio catturare un cinghiale nell'ambito delle sue famose 12 fatiche, tra l'altro proprio una delle prime, quindi in qualche modo proprio a spiegare che quest'ira va dominata e, diciamo, trasformata in altre, come dire, con altre accezioni. Ora, vi dicevo, l'altro simbolo che ci richiama alla mente il mondo agrario in seno al cristianesimo nascente è l'aratro. L'aratro viene illustrato molto bene da Ireneo e viene associato al Cristo per una ragione. È uno strumento, lui dice, che è fatto di legno e di ferro, e quindi in qualche modo è come se riassumesse in sé le due caratteristiche: la natura umana, legata appunto a questo aspetto di questo strumento, e la natura invece divina, in qualche modo. Quindi è uno strumento della divinità, e anche secondo questa accezione, questo simbolo, capiamo che è tradizionale, perché da sempre altre tradizioni collegavano l'aratro alla divinità. Pensiamo per esempio a Dioniso, piuttosto che a Trittolemo, a Demetra. Quindi è sempre un attributo della divinità. E perché questo? Perché se noi andiamo a vedere, l'aratro è uno strumento che ha la funzione di scavare un solco nel terreno, scavare un solco che ha anche la funzione di estirpare le radici delle piante parassite e in qualche modo andare a creare un terreno che sarà più, come dire, pronto a ricevere per l'appunto una nuova semina, anche perché estirpa proprio le erbe cattive. Quindi l'aratro è collegato a una semina che non è ovviamente da intendersi solo in chiave fisica, ma una semina di ordine spirituale. Quindi il terreno, la materia prima, viene in primis lavorata da colui che è l'agricoltore celeste, la terra si apre e si apre a essere poi fecondata, se vogliamo, da un seme che arriverà appunto dal cielo. Tutto questo verrà poi spiegato molto bene nella parabola del seminatore, come sappiamo, che troviamo appunto all'interno delle scritture. E se vi capita, vi invito a leggere un commento molto interessante di questa parabola a opera per l'appunto di Alessandro Benassai. Se tutto questo vi è interessato, se, come dire, siete affascinati da questo mondo dei simboli, vi invito a tenerci compagnia nell'ambito dei prossimi appuntamenti della nostra rubrica Il filo di Arianna.